Buongiorno, benvenuti, siamo in diretta sul canale 231, in streaming su www.welltv.eu e sulle pagine social di WellTV, di Your Solution e la mia personale Maurizio Poli. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario e partiamo con un'altra puntata di educazione finanziaria sul tema della nostra puntata che è finanziaria mente, cioè allenare la nostra mente ai concetti finanziari. E faremo un collegamento alla puntata precedente, ma non sono da solo come al solito, per fortuna mia, perché il lunedì bisogna partire con un po' di grinta. Qui alla mia destra abbiamo Giusy, benvenuta Giusy. Buongiorno a tutti, benvenuti. La store manager di WellTV che ci aiuta con lo sponsor Lucafè, eccola Angela, simpaticissima e molto alta Angela. Chi sento sui social che dice che Angela non è alta, se la dovrà vedere con me. Vero Angela? Vedi se ho fatto bene a sgridarli. Anche la regia, perché prima ti sbeffeggiava sulla tua altezza, lo so, in privato. Il nostro sponsor Lucafè, Giusy, un caffettino per partire. Grazie Angela dell'aiuto sempre. Ringraziamo il nostro sponsor. Grazie, grazie, eccoci qua. Dici, ma perché c'hai sempre il telefono, Maurizio? Perché ho condiviso sui social la diretta. Grazie Lucafè. Gianluca, sei sempre un mito. Grazie Angela. Sei sempre carina e gentile. La store manager di WellTV per tutti i contatti trovate sul sito www.welltv.eu, giusto Angela? Assolutamente sì. Grazie Angela della tua aiuto, sempre prezioso, ma presentiamo l'ospite, non siamo da soli, da Milano in diretta, un gradito ospite che è l'avvocato Fabrizio Vedana, benvenuto, buongiorno, eccolo qua, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti. Grazie, grazie, grazie Fabrizio di essere qua con noi. È avvocato Fabrizio Vedana di Across Group che ci condurrà per mano su un tema che si ricollega alla puntata precedente, vero Giusy? Che certo. Abbiamo parlato di successione tramite utilizzo dello strumento delle polizze. Sì, e di pianificazione patrimoniale, assolutamente. Pianificazione patrimoniale, quindi dalla cassetta degli strumenti della pianificazione patrimoniale estraiamo in sintesi oggi, come al nostro solito, il tema della fiduciaria. Passo subito all'avvocato, a Fabrizio, posso così, per spiegare subito, così partiamo, lancia in resta, cosa sono queste fiduciarie? Possono essere utili per quanto riguarda la pianificazione patrimoniale e la successoria in azienda e in famiglia, le fiduciarie, per spiegare a chi ci sta ascoltando. Sì, grazie Maurizio, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno alla dottoressa Biondelli che è lì con te. Il paragone che tu hai fatto della fiduciaria come uno strumento che fa parte, diciamo, degli attrezzi di lavoro del consulente patrimoniale è assolutamente azzeccato. Chi lo dice è figlio di falegname e quindi come tale sa bene quanto è importante che il falegname, uscendo, porti con sé una cassetta con varie tipologie di attrezzi, cacciavite, a stella piuttosto che a punta piatta, il martello, la tenaglia. È evidente che sono strumenti che potrebbero di volta in volta essere utili per gestire, nel caso specifico del falegname, aggiustare un mobile, nel caso di una successione evidentemente utilizzare di volta in volta lo strumento che più risulta essere adatto, da solo o magari insieme ad altri. Come gli attrezzi del falegname non necessariamente vengono utilizzati singolarmente, ma ad esempio potrebbero essere utilizzati contestualmente o insieme, il martello e la tenaglia, il martello e altri strumenti, quindi cacciavite piuttosto che nel caso di a seconda del lavoro che va fatto. E così, se vogliamo, è un po' l'intervento della società fiduciaria. Innanzitutto è bene sdoganare questa nomea che si porta dietro la fiduciaria. Ancora oggi, quando si parla di fiduciaria, troppe volte ci si sente e ci si vede guardare con un'aria quasi di sospetto. Le fiduciarie non sono società dedite al traffico di denaro proveniente da attività illecita. Come tutti gli strumenti, anche la fiduciaria è uno strumento che può essere utilizzato per finalità non lecite.
È la stessa storia che, se vogliamo, abbiamo incontrato e verifichiamo quando parliamo di trust e in questi tempi quando si parla di criptovalute. Sono tutti strumenti che possono potenzialmente essere utilizzati per finalità non lecite, ma normalmente la storia delle fiduciarie, che risale addirittura al 1939, è infatti di quell'anno la legge che ha istituito le società fiduciarie nel nostro paese, e con quale obiettivo? Con l'obiettivo di consentire, siamo negli anni, fine anni 30, quando l'Italia si era macchiata del peccato delle leggi razziali, ha però in qualche modo rimediato a questa legge che appunto impediva a soggetti appartenenti a determinate razze di poter svolgere attività di impresa. Ha però previsto con la legge del 39 la possibilità per questi soggetti di essere intestatari di quote di società, non direttamente, ma appunto attraverso il veicolo fiduciario. Quindi risale al 39 la legge sulle fiduciarie. È giusto quello che dici Fabrizio, perché chi ci sta ascoltando si fa queste domande, dice ma lo strumento, lo diciamo spesso io e Giusy qui in trasmissione, perché col coltello puoi tagliare pane e salame con gli amici, tagliarti un Gli dito. strumenti sono strumenti, non sono né buoni né cattivi, vanno utilizzati per le loro caratteristiche e per il raggiungimento degli obiettivi a seconda di quello che è il programma o la pianificazione che abbiamo in mente. Comunque stiamo parlando con la prima, un esponente della prima fiduciaria privata in Italia, cioè non una cosa farlocca, perché come dice giustamente l'avvocato Fabrizio, a volte c'è questa diffidenza nell'uso delle fiduciarie. Qualcuno ha usato in passato magari male questo strumento, ma non è detto che questo sia uno strumento malvagio. Anzi, su una successione, Giusy, sulle polizze, c'è affinità tra la fiduciaria e le polizze. Fiduciarie spesso vengono utilizzate sia all'interno delle polizze, della costruzione, della pianificazione successoria e anche della continuità aziendale, quindi della pianificazione del passaggio generazionale. Ma attraverso lo strumento della fiduciaria si può fare un programma proprio destinatorio, quindi in pratica un soggetto che vuole in qualche modo decidere cosa fare del proprio patrimonio, in particolare stiamo parlando di polizze, lo può decidere attraverso un accordo con la fiduciaria e quindi dare delle regole e dare delle indicazioni nel caso in cui avvenga un determinato evento. Quindi le fiduciarie sono amiche delle polizze, ma perché utilizzare la fiduciaria? Perché la fiduciaria in primis garantisce una riservatezza, quindi tutto quello che noi vogliamo che rimanga riservato, che non venga condiviso esattamente con tutti i componenti della famiglia o con tutti quelli che sono le persone beneficiarie del nostro patrimonio. Ecco, e questo è non so come dire, è un tema anche che tranquillizza molto chi deve decidere cosa fare del proprio patrimonio, garantisce una sorta di leggerezza e di tranquillità. Poi chiaramente laddove ci siano degli equilibri anche in termini relazionali all'interno della stessa famiglia da mantenere, è importante appunto questo tipo di opportunità in termini di programma, in termini di disposizioni. Grazie Giusy, quindi torniamo da Fabrizio. Quindi Fabrizio, ho fatto subito la domanda alla Giusy per collegarci a quello che stavi dicendo tu alle polizze. Quindi le fiduciarie, tu stai spiegando come ci siamo accordati in maniera semplice. Per chi volesse, come noi consulenti, educatori finanziari, seguirti, si iscriva a un corso da te, come hai tenuto e ideato un corso con l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, che salutiamo. Angelo Marelli, il coordinatore, io ho frequentato questo corso. Chi volesse approfondire nella tecnicismo la fiduciaria non fa altro che seguire uno dei tuoi corsi, giusto Fabrizio? Sì, grazie Maurizio. In effetti è stato un corso che ha visto la partecipazione di più di 100 iscritti, consulenti patrimoniali provenienti dai vari ambiti, quindi non solo promotori finanziari e consulenti finanziari, ma anche liberi professionisti, in primis commercialisti, che erano, tra virgolette, curiosi di sapere cos'era la società fiduciaria, come funzionava, i possibili utilizzi. È stato un corso che è stato strutturato in 8 moduli, ciascuno dei quali
di 2 ore, al termine dei quali è poi stato sottoposto un questionario fatto di ben 50 domande che hanno la finalità di verificare l'avvenuto apprendimento diciamo, del funzionamento della società fiduciaria e della sua interoperabilità con altri strumenti come il trust, il patto di famiglia. Ecco, ritornando al tema delle polizze, andrei, se la regia mi aiuta, Certo. alla slide 8, che Sì. ci dice una cosa che può avere evidentemente una forte connessione con il tema anche delle polizze. Purtroppo sembra, non solo dall'Italia, ma dal resto d'Europa anche, che con la pandemia ci sia stata una sorta di nuova fuga di capitali verso la Confederazione Elvetica, verso la Svizzera. Una fuga di capitali che trova ragion d'essere nella presumibile ritenuta maggiore sicurezza che offre questo paese, che non sta, a differenza degli altri paesi europei che lo circondano, non sta indebitandosi per, diciamo, supportare l'economia reale. Questo cosa significa in ottica polizze? Che presumibilmente continueremo ad avere una certa diffusione, soprattutto tra la clientela con patrimoni più significativi, quindi i cosiddetti high network individuals, che in Italia sono ormai quasi 2 milioni, secondo le recenti ricerche fatte da istituti specializzati. Quindi l'Italia è nei primi 10 posti al mondo, tra i primi 10 paesi al mondo per numero di milionari. Ebbene, questi si stanno orientando, come già è avvenuto anche in passato, a sottoscrivere delle polizze vita di tipo estero. Ecco, allora, in questo caso, oltre a tutto quello che già è stato Scusa, detto in occasione della puntata Mike, dicendo precedente della vostra interessante sono trasmissione dall'estero, sul tema sono delle completamente polizze italiano. e del perché continuano ad essere strumenti particolarmente interessanti, e quindi il tema della loro insequestrabilità e impegnorabilità, il tema della non applicazione dell'imposta di successione e donazione, aggiungiamo, nel caso in cui si tratti di una polizza vita di tipo estero, il valore aggiunto che può dare la fiduciaria, evitando al cliente l'inserimento nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Questo cosa significa in concreto? Significa che la fiduciaria che si preoccupa di fare, se la compagnia non è sostituto d'imposta, è la fiduciaria che funge da sostituto d'imposta, e quindi è la fiduciaria che si preoccupa di applicare le imposte dovute sulla polizza ed evita l'indicazione della stessa nel quadro RW. È significativo che sul tema delle polizze anche l'IVASS, che è l'autorità che vigila sulle compagnie assicurative, qualche mese fa ha poi ulteriormente, diciamo così, sdoganato l'utilizzo della società fiduciaria non solo come contraente della polizza. Quindi voi sapete che la polizza ha un contraente, un assicurato, cioè il soggetto sulla cui vita o morte evidentemente è stata sottoscritta la polizza, e poi uno o più beneficiari. Ecco, l'IVASS che cosa ha detto? Ha sostanzialmente detto che la fiduciaria può assumere anche il ruolo di beneficiario della polizza. Questo evidentemente consente di dare una maggiore riservatezza anche la posizione, quella di beneficiario della polizza, che fino a qualche tempo fa c'era dubbio potesse essere assunta dalla società fiduciaria. Quindi c'è stato un bollino blu, ecco, diciamo così, è stato posto un bollino blu sulla possibilità che la fiduciaria assuma sia il ruolo di contraente della polizza vita che beneficiario. Polizze che, abbiamo detto, nell'ambito di della gestione di una successione sono alquanto utilizzate e diffuse proprio per quei vantaggi di ordine fiscale e di tipo civilistico dei quali già avete parlato in occasione della precedente puntata. È vero, grazie. Un bollino, visto che siamo in tutte le zone rosse, gialle, eccetera, non un bollino blu, ma un bollino verde, diamo un colore di speranza per il futuro. Semaforo verde. Semaforo verde, ricolleghiamoci a quello che diceva la Giusy, ma
Questa fuga di capitali che ci diceva l'avvocato Giusi all'estero, cosa è dovuta? Oltre quel fatto che lui ha detto molto importante del debito pubblico italiano e dell'aspetto tecnico, cosa. Beh, ma sostanzialmente ricadiamo in quello che si diceva anche un po' nella puntata con il dottor Andrea Rocco, è anche la psicologia comportamentale, cioè tutto quello che sono i nostri comportamenti che si basa sulle nostre convinzioni. La fuga di capitali all'estero è una ricerca di sicurezza da parte di chi detiene i capitali, quindi sostanzialmente, al di là della costruzione che ha spiegato bene l'avvocato Vedana, sicuramente alla base c'è la paura, l'incertezza di tutto quello che può comportare il paese in cui risiediamo e comunque il futuro. Ma è la stessa, è un po' lo stesso ancoraggio, la stessa attaccamento alla sicurezza che giustifica la liquidità che c'è sui conti. Cioè il fatto di dire la liquidità ce l'ho sul conto corrente è come dire ce l'ho sempre lì a portata di mano, ne posso avere accesso come quando voglio, posso prendermela, non devo chiedere autorizzazione a nessuno, non devo disinvestire niente, eccetera. È la stessa cosa, cioè in questo momento c'è un'enorme ricerca di tranquillità, di sicurezza, non nel se oltre al senso della garanzia, ma sicurezza nel senso di poter avere accesso al proprio patrimonio. E quindi questi sono i comportamenti, cioè sostanzialmente queste sono le risposte alla psicologia comportamentale. Poi chiaramente va da sé che alcuni strumenti, quindi le polizze di diritto estero a cui noi possiamo avere accesso, lo potevamo avere accesso anche prima, comodamente seduti a casa, attraverso il proprio consulente finanziario, perché basta parlare e chiarire quali sono gli obiettivi e di sicuro, ecco, una soluzione la possiamo avere anche in maniera più semplice e flessibile. Chiaramente il ruolo della fiduciaria è un ruolo che risponde ad un'esigenza, al raggiungimento di un obiettivo, la riservatezza, la possibilità di dare delle indicazioni nei confronti dei beneficiari, i beneficiari stesso che non sia così trasparente, ma se il beneficiario è una fiduciaria, la fiduciaria può rappresentare anche uno o più soggetti in maniera quantitativa anche differente, quindi è per questo che è uno strumento flessibile. Oserei dire che è uno strumento che aiuta a costruire un vestito su misura per chi vuole pianificare, quindi vuole pianificare dal punto di vista successorio e dal punto di vista prima di tutto patrimoniale. Allora torniamo, Giusy, visto che hai detto che è un vestito su misura, torniamo dal nostro sarto delle fiduciarie, l'avvocato Fabrizio, e torniamo a parlare di fiduciarie. Ci ha parlato della fiduciaria soprattutto come strumento nelle polizze, ma anche legata al trust nella successione, può essere un bel connubio l'utilizzo dello strumento della fiduciaria, vero avvocato? Il nostro sarto della fiduciaria l'ho chiamato. Grazie, grazie. Mi piace molto l'idea del sarto. Ecco, a proposito di sarto, il sarto, alla luce di questa nuova fuga di capitali, suggerisce al proprio cliente affezionato, il consulente patrimoniale, che è poi il suo cliente, perché il cliente finale spesso e volentieri è nelle mani proprio del consulente patrimoniale, di pensare anche a questo, e cioè che se è vero che il cliente può decidere di portare i capitali, una parte dei propri capitali all'estero, il consulente patrimoniale può, attraverso la fiduciaria, comunque continuare a, diciamo, tenere sotto controllo il complessivo patrimonio del cliente, che è fondamentale per aiutarlo a gestire al meglio il patrimonio. Come? Beh, attraverso un servizio di account aggregation che la fiduciaria è in grado di fare. Sia sui patrimoni che il cliente ha in Italia, sia sui patrimoni all'estero. Quindi il consulente patrimoniale guardia la fiduciaria anche a questo, come uno strumento utile per non perdere il controllo, anzi, gestire in maniera aggregata il portafoglio del cliente, non solo il portafoglio finanziario, ma anche quello immobiliare e quello eventualmente investito in opere d'arte. In termini più generali, poi la fiduciaria, nell'ambito di una successione, può rappresentare lo strumento. Ecco, innanzitutto, quante volte capiterà nei prossimi anni di dover gestire un trapasso generazionale? Siamo alla slide 4. I dati dicono che nei prossimi decenni affronteremo spesso e volentieri queste situazioni. La slide della 4.
che sono poi messe a disposizione di chi le desidera, e ci dicono che sono 68 mila miliardi, non è un errore, 68 mila miliardi di dollari, il montante complessivo dei patrimoni che verranno gestiti, dovranno essere gestiti nei prossimi anni, che passeranno dai baby boomer, che sapete essere sostanzialmente i nostri genitori, che li trasferiranno alla generazione X, generazione alla quale appartengo anch'io e credo anche Maurizio e Giusy, o ai millennials, che sono quelli un po' più giovani di noi. Ecco, come la fiduciaria può gestire queste situazioni? Beh, ad esempio, nel caso in cui venga ad essere trasferita un'azienda o le quote di controllo di un'azienda, assicurando all'imprenditore che ha fondato l'azienda il mantenimento del controllo dell'azienda, perché ad esempio viene a lui riservato l'esercizio del diritto di voto su alcune materie attraverso proprio l'intervento della fiduciaria. Quindi, perché? Quindi viene trasferita la quota tramite la fiduciaria, ma si prevede che il soggetto trasferita all'imprenditore sia un delegato, quindi anche sia nel suo interesse che viene trasferita la partecipazione tramite la fiduciaria e possa continuare, ad esempio, ad essere lui a dire alla fiduciaria come andare a votare per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali piuttosto che per eventuali altri eventi significativi che accadranno nella vita della società. Questo evidentemente si sposa bene con l'obiettivo che ha l'imprenditore di non cedere completamente l'azienda, ma di continuare ad avere una parte, diciamo, di controllo sulla stessa. Abbiamo già visto con questi due o tre aspetti che ci ha così messo sul tappeto, l'aspetto della gestione patrimoniale, le opere d'arte, gli immobili, il patrimonio liquido, quella massa di denaro nel mondo. L'ho riportato anch'io questo tuo articolo sulle nostre pagine, nei nostri siti su www.maurizioppoli.it, è più rapido. Ho portato questo articolo perché è fondamentale. Il passaggio di denaro, di patrimonio che si succederà in Italia è già in corso. E vero Giussi, c'è già questo aspetto qua? Sì, assolutamente, anche perché abbiamo una vita media degli imprenditori che è molto alta e quindi chiaramente il passaggio generazionale è un tema che sarà è molto attuale, ma dai dati che ha illustrato l'avvocato Vedano, dei 68 mila miliardi, chiaramente nel mondo è chiaro che ci accomuna anche ad altre zone del globo, quindi insomma la criticità del passaggio dei patrimoni, del passaggio aziendale, del passaggio della gestione delle complessità familiari è un tema che riguarda non solo la realtà italiana, ma in generale nel mondo. Chiaro che la realtà italiana, che è particolarmente caratterizzata dalla realtà di PMI, quindi di piccole e medie imprese, è una realtà che è più sensibile alla complessità e alle fragilità che potrebbe causare un passaggio generazionale non pianificato, quindi la dispersione del patrimonio, la mancanza di continuità dell'azienda e le conseguenze che ne possono avere, quindi tutto quello che riguarda anche il valore dell'azienda, il valore dei posti di lavoro che eventualmente ne sono coinvolti. Quindi è il sistema azienda che è integrato, è intersecato col sistema famiglia nella nostra realtà economica italiana, soprattutto in questo periodo veramente critico, e le fragilità emergono. Quindi, tornando dall'avvocato Fabrizio, io volevo lanciare così in diretta con te, e non l'abbiamo preparata questa, siccome Giusy scrive su un settimanale, si chiama Mondo Padano, e c'è l'inserto di Economia e Finanza nella rubrica Risparmio e Finanza. Ogni 15 giorni Giusy pubblica un articolo, e questo venerdì in edicola e online su mondopadano.it ci sarà il tuo nuovo articolo. Ti chiedevo se potevamo mettere un articolo insieme, te e Giusy, su questo tema delle fiduciarie e della successione, magari vi sentirete e pubblichiamo anche in maniera più estesa magari questi Sì, concetti per chi vuole leggerli e poi li può vedere anche dappertutto sul digitale, perché abbiamo imparato benissimo che il digitale è un buono strumento per diffondere. di questo periodo poi. Quindi abbiamo qualche minuto Volentieri, ancora, Fabrizio, volentieri ti lascio una Maurizio, parola ancora a io te, poi chiudo sì, io la ecco, ti trasmissione. invito, ecco, diciamo che la letteratura, diciamo così, sul tema della gestione di una successione è ricca,
è ricca e ci dice che non è nuova la problematica che porta con sé la successione. Pensiamo all'eredità di Giacomo Puccini, che è sintomatica di quanto sia importante la pianificazione successora. Pensiamo a quella di Luciano Pavarotti, visto del trust, se vogliamo anche in questo caso un po' un abuso dell'utilizzo trust e quindi un aggiustamento in corso d'opera. Pensiamo alla vicenda di Bernardo Caprotti, il patron di Esselunga, che ha messo in evidenza l'importanza del fare bene il testamento ed anche un corretto utilizzo della società. Lucio Dalla, la vicenda di un grande cautautore italiano, ci fa capire e ci ricorda quanto invece sia importante preoccuparsi di pianificare prima, pare che si rimanga poi nel momento fatale, non si siano fatte le cose che devono essere fatte a tempo debito. Giovanni Agnelli, la vicenda della famiglia Agnelli ci ricorda che ci sono anche le società semplici che possono una volta essere un facile è utile connubio con la società fiduciaria. Insomma, Ti i interrompo temi perché sono tanti. il tempo è tiranno. Ripeto, nell'articolo che redigerete tu e Giusy insieme troveremo queste tematiche. Giusy, volevi ancora aggiungere una cosa? Sì, volevo prendere spunto dai casi, dagli esempi che ha fatto l'avvocato Vedana per dire che alcuni esempi positivi, come l'ultimo che riguarda l'avvocato Agnelli oppure quello Caprotti. Caprotti, quanto alcuni strumenti siano stati integrati insieme, l'utilizzo delle polizze, l'utilizzo della fiduciaria, l'utilizzo di tutti quelli del trust, tutti gli strumenti che sono stati integrati. Quindi non è che o uso una cosa, uno strumento o ne uso un'altra. Spesso, proprio come ci siamo detti in premessa, questi strumenti vengono usati in maniera integrata perché rispondono ad esigenze diverse e insieme raggiungono meglio l'efficienza e raggiungono l'obiettivo di Allora, chi vuole pianificare. abbiamo ancora qua pochi secondi, ringraziamo innanzitutto l'avvocato Vedana che è stato con noi su questa tematica molto particolare e molto delicata. Ripeto, conoscere per decidere, quindi conoscere e poi rivolgersi all'avvocato Vedana, ai consulenti patrimoniali, a Giusy o altri consulenti che sono sulla tematica per decidere come pianificare il proprio futuro dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista anche di vita per la propria famiglia, per la propria azienda, cosa che ripetiamo sempre e lo ripeteremo ancora. Quindi rimando alla pagina social dell'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali per iscriversi su LinkedIn, dove ci sono, trovate anche gli iscritti dell'avvocato Vedana per approfondire queste tematiche. Ringraziamo per chi è venuto a visitare. Avevo messo su LinkedIn la vostra presenza, 1200 ieri, che era domenica, 1200 persone sono venute a vedere subito che c'eri tu, avvocato Fabrizio e la Giusy, addirittura dal ministero, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, mi stavo impappinando, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri è venuta a vedere questo aspetto. Quindi tematiche molto interessanti dal punto di vista professionale. Rivedrete questa puntata sulla pagina di YouTube Maurizio Poli e Your Solution. E naturalmente sulla pagina dei social di Well TV. Vi ricordo che ci rivediamo questa puntata in replica venerdì dalle 13 alle 13.30 e vi lascio sempre con la frase che ormai ci contraddistingue a lunedì prossimo, ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Saluta Giusy! Buona settimana a tutti e grazie di averci ascoltato e visto.